Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati a due nuovi di unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione la tastiera da gaming in formato TKL della Vipro Gaming, precisamente il modello V500S. Per chi ricorderà, Vipro Gaming è la divisione gaming del brand Rapu, uno dei più conosciuti e grandi brand asiatici per quanto riguarda le periferiche. Partendo dalla confezione, come sempre è una confezione di cartone sulla quale troveremo l'immagine illustrativa e tutti i riferimenti al prodotto nella parte frontale. Nel retro della confezione troveremo un'ulteriore immagine illustrativa e a fianco delle immagini che andranno ad illustrare le caratteristiche principali di questo modello e tutti intorno ai lati della confezione troviamo ulteriori informazioni. All'interno della stessa troveremo velocemente una Quick Start Guide, un estrattore di plastica di colore rosso che ci permetterà di rimuovere i caps e quindi facilitare la pulizia della tastiera stessa. Ed infine troviamo la tastiera Vipro V500S. Il modello S è il modello rinnovato del precedente V500. Adesso sono disponibili i nuovi switch meccanici. In questo caso il modello ricevuto è dotato di switch brown. Come vedremo sia nel corso di questo veloce unboxing sia durante la recensione, Rapun ha rebrandizzato i switch meccanici, quindi non troveremo il reale produttore degli stessi. Da quello che ho potuto vedere velocemente, sicuramente saranno o dei Gateron o degli Outemu, come sono presenti anche in altre tastiere della stessa fascia di altri brand. La tastiera ha un design abbastanza classico, colorazione prettamente di colore nero, con questa striscia che rappresenta un inserto presente al di sotto dei switch come rinforzo, tra virgolette, della struttura stessa, di color arancione, che contrasta molto bene. È una tastiera dotata di retroilluminazione non RGB. Come possiamo osservare, le dimensioni sono compatte, è una TKL, quindi in formato, formato compatto, quindi senza il tastierino numerico. Il layout di digitazione è americano. Non sono presenti nella parte superiore i tasti multimediali, come ormai è consuetudine trovarli in tastiere da gaming, ma potremo tramite software di gestione da scaricare separatamente dal sito della Rapu assegnare una qualunque funzione che vorremmo a praticamente tutti i tasti presenti sulla tastiera. Ora, passando nel lato superiore destro, possiamo osservare alcuni tasti e relative funzioni. Troviamo il tasto per variare la tipologia di radiazione, quindi l'effetto di radiazione. Quello per modificare l'intensità della radiazione, uno per disabilitare il volume, uno per passare alla game mode, un altro che rappresenta il logo M, quindi per la registrazione delle macro, che però in questo caso è rappresentato dallo scroll lock. Nella parte di sinistra troviamo una scritta Backlight Mechanical Gaming Keyboard e nella parte superiore il logo della Vipro. Come possiamo vedere è una tastiera super compatta, ideale soprattutto per coloro che cercano una tastiera da gaming compatta e comunque solida, robusta. Sulla barra spaziatrice troviamo la serigrafia del modello. Passiamo nella parte posteriore, dove possiamo osservare una classica struttura in plastica. Anche il design, tra virgolette, è lo stesso di tutte le tastiere da gaming, quindi avremo due piedini in plastica che potremo aprire e rialzare un minimo la tastiera per agevolare la digitazione. Nella parte inferiore troviamo due piedini in gomma di forma rettangolare. Nella parte superiore, nel caso non utilizzassimo i piedini in plastica, troviamo comunque degli inserti in plastica rialzati che dovrebbero stabilizzare comunque la tastiera sul piano d'appoggio. Il cavo della tastiera non è rivestito in treccia di tessuto, ma classico in guaina. Il connettore USB è rivestito e placcato oro. Passiamo ora velocemente a mostrarvi anche gli switch meccanici di cui si costituisce questo modello. Utilizziamo l'estrattore per una rimozione più veloce.
Come possiamo osservare, la struttura dello switch, in questo caso sono dei switch brown, è trasparente e nella parte superiore troviamo un LED che appunto garantirà l'illuminazione per singolo tasto. Ricordiamo inoltre che non è una tastiera RGB e vi mostreremo la retroilluminazione e i vari effetti durante la recensione scritta sul nostro sito. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul sito www.extremehardware.com dove troverete ulteriori immagini, approfondimenti, test e le nostre considerazioni circa questo modello. Con questo è davvero tutto, un saluto a tutto lo staff.